Anno nuovo, sfida nuova, quella lanciata questa mattina dinanzi la sede della regione dal movimento dei Forconi. Questa volta parte il movimento prendere distanze dal leader Mariano Ferro, dopo il flop avuto nelle ultime manifestazioni a Palermo e in tutta la Sicilia. Adesso i duri del movimento annunciano la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare sulla nascita della moneta unica siciliana ed invitano ancora una volta tutti i cittadini ad unirsi in questa nuova battaglia per il rilancio economico della regione. Io sono convinto che in Sicilia abbiamo sbagliato qualche mossa, per cui dovremmo un attimino recitare il mea culpa. E quello che in questo momento stiamo cercando di portare avanti è prettamente a livello regionale è sicuramente la moneta complementare siciliana, che darebbe un impulso completamente diverso alla nostra economia, laove l'Assemblea regionale l'approvasse, perché noi abbiamo già presentato un disegno di legge di iniziativa popolare che stiamo supportando con le 10.000 firme previste per prassi per fare in modo che all'Assemblea regionale possa essere posto in discussione questo disegno di legge. E poi fondamentalmente uno dei progetti per i quali stiamo lottando è quello di impedire le ipoteche e quindi la messa all'asta dei beni immobili di poveri cristi che hanno fallito nel loro obiettivo di impresa, certamente non per colpa loro, ma per colpa di questa globalizzazione che ha visto penalizzate le eccellenze siciliane rispetto a quelli che sono tutti i prodotti di import che ci vengono da tutti i paesi, sia mediterranei che anche da fuori mediterraneo.